Inizia la partita. Beh, credo che stasera, facendo un grandissimo complimento ai nostri tifosi, credo che stasera era tanto tempo che non mi emozionavo entrare in uno stadio. Credo che abbiamo pagato un po' tutti queste emotività. Tanti ragazzi da protagonisti per la serenità in questo stadio non c'erano stati e forse abbiamo pagato qualcosa sotto questo aspetto, anche se devo dire che non riuscivamo a scalare come dovevamo e dava l'impressione di essere una squadra remissiva. Abbiamo subito i primi 20 minuti il Verona, non ci hanno fatto gol, potevamo prenderne, ha avuto un'altra occasione, però poi dopo credo che la Salernitana sia uscita fuori con veemenza, abbia finito il primo tempo in crescendo e credo che il secondo tempo, se c'era una squadra che doveva portare a casa i tre punti, era la Salernitana. Credo che il punto ci sta stretto, però me lo tengo, contro una grande squadra che a detta di tutti è una schiacciasassi in questa categoria. La chiave di lettura ai primi 20 minuti è stata questa, proprio perché secondo me il reparto dei 5 non riuscivano a scalare in avanti e si sbagliavano un po' i tempi di uscita e ha fatto sì che i 3 in mezzo abbiano sofferto molto il loro fraseggio. Dal 25esimo del primo tempo credo qualcosa sia cambiato sotto questo aspetto, credo che anche nel primo tempo abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti per far male al Verona, ma la cosa che mi fa felice stasera è il piglio del secondo tempo, di una squadra che ha avuto il pallino in mano, che ha saputo costruire e come hanno detto i nostri colleghi di là, il dato di fatto più importante è contiamo i tanti cross dentro l'area di rigore, ma non in verticale, ma dalla bandierina dentro l'area di rigore. Credo che sotto questo aspetto ci fa ben sperare, perché vuol dire che c'è stato un gioco corale, un gioco arioso. Sicuramente abbiamo dei grandi margini di miglioramento. Secondo me il giorno che non vedrete me in panchina essere un leone in gabbia vuol dire che i giocatori sanno gestire meglio determinate situazioni e questo è soltanto il tempo che ci porterà a essere un pochettino più sicuri.